Credi Crea, episodio numero 14. Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Dopo aver parlato del contenuto del libro nei tre episodi precedenti, nei prossimi tre episodi vi parlerò del suo involucro, ovvero della copertina, e della sua importanza per fare in modo che la storia su cui avete lavorato così duramente attiri lo sguardo di potenziali lettori. Parlerò di come sia importante farsi alcune domande prima anche solo di stabilire se vogliate o meno pagare per creare la vostra copertina e per quale motivo personalmente ritengo che nella stragrande maggioranza dei casi sia meglio affidare la creazione di questo importante elemento nelle mani di un esperto. Credetemi, quando si parla di scegliere un libro, l'abito decisamente fa il monaco. Immaginate di spendere mesi oppure anni a scrivere un libro, magari investendo tempo o soldi per farlo correggere tra professionisti, per formattarlo in un ebook o magari per creare un template per il formato cartaceo. Ma soffermatevi a pensare, queste sono tutte cose che una persona non vede quando sta camminando in una libreria o guardando gli scaffali o mentre sta visitando un negozio virtuale come Amazon. No, la prima cosa che vede un potenziale lettore è la vostra copertina. Se la vostra copertina non cattura l'attenzione, il vostro libro semplicemente sarà ignorato. Per questo motivo, stabilita l'importanza di questo elemento, a questo punto è bene rispondere a queste due domande. La prima domanda è questa: volete fare la copertina da soli o volete delegare la sua creazione a qualcun altro? Domanda numero 2. Quanto siete disposti a spendere? Esplorerò meglio i modi per avere una copertina assolutamente gratuita, ma decente, fino anche a modi che possono costare diverse centinaia di euro, per avere una copertina simile a quella di un New York Times bestseller. Ma per ora concentriamoci semplicemente nel capire che cosa volete farci con questo libro, perché a seconda di questa risposta dovrete scegliere se utilizzare il portafoglio oppure no. Innanzitutto dovete decidere che tipo di copertina volete, e per far ciò vi consiglio caldamente di guardare copertine già esistenti. Potete farlo semplicemente guardando qualche immagine a caso su Google, quindi magari digitando sulla barra di ricerca copertine o book cover, ma io personalmente vi invito a fare un giro su province del web come Pinterest, Flickr, Book Cover Archive oppure un qualsiasi negozio virtuale come Amazon oppure Kobo. Cominciate a farvi un'idea su che cosa vi piace e che cosa non vi piace e cominciate a prendere appunti. Se trovate una copertina che vi piace, una che vi intriga, insomma, salvatela e conservatela per averla come una specie di ricordo futuro. Una volta che avete salvato una mezza dozzina di esempi, almeno, se non di più, studiateli. Cercate di capire come possono adattarsi alla vostra storia o al vostro stile. Questo passo è davvero importante se decidete soprattutto di creare la vostra copertina da soli. Meno importante se decidete di delegare qualcun altro alla creazione della vostra copertina. Ma è comunque consigliabile se avete un'idea del sentimento generale che volete suscitare in chi si imbatterà nella copertina del libro. Ora, quando avrete in mente un'idea più o meno chiara di come volete che appaia questa copertina, è arrivato allora il momento di rispondere alla domanda: volete crearla da soli? Se la risposta a questa domanda è sì e volete fare un lavoro fatto per bene ma non avete esperienza come un designer o come un grafico, mettetevi bene in testa che potrebbe volerci un bel po' di tempo per creare una copertina decente. Fatevi anche questa domanda: siete disposti a spendere giorni o potenzialmente settimane per risparmiare magari una cinquantina di euro?
Siete convinti davvero di poter creare da soli una copertina che possa rivaleggiare con quella che avete visto sulle altre province del web? Questa è una domanda molto importante che dovete farvi e a cui dovete dare una risposta. Quindi ricordate l'importanza di questo procedimento preliminare di scelta. Per questo motivo è molto importante che guardiate altre copertine. Una volta che ne avete salvata alcune, cominciate a studiarle e a capire veramente per quale motivo vi piacciono. A questo punto, quando avete in mente un'idea chiara di come volete che appaia la vostra copertina, chiedetevi davvero se volete crearla da soli oppure ammettete che è una cosa abbastanza difficile e volete delegare la sua creazione ad altri. Nel prossimo episodio esplorerò meglio le vostre alternative, arrivati a questo punto, suggerendovi alcune risorse che potrebbero risparmiarvi un bel po' di tempo e di soldi, a seconda del modo in cui volete creare questo elemento del vostro libro. Spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile. Se lo è stato, aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensendolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, sui miei blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinellatuastoria.com/iscriviti. Lo ripeto, è credinellatuastoria.com/iscriviti. Bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento, ricordate, la vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.